panda dedicata alla nazionale. Si chiama Panda Azzurri ed è stata presentata questa mattina a Coverciano. Una serie davvero speciale dello storico modello della Fiat, top sponsor della FIGC. Un'idea unica nel suo genere, come hanno spiegato il presidente federale Carlo Tavecchio e il chief operating officer di FCA EMEA, Alfredo Altavilla. Mettere insieme un nome, Fiat, che rappresenta l'Italia, ha attraversato i nostri 100 anni di storia, la Fiat, e la maglia azzurra, altrettanti 100 anni di storia, metterli insieme è un grande motivo di orgoglio per la Federazione Italiana Gioco Calcio. Abbiamo unito la forza del brand Azzurri, l'italianità e la capacità Fiat di fare auto che toccano il cuore della gente. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato anche il CT Antonio Conte e il capitano azzurro Gianluigi Buffon, che nei giorni scorsi hanno potuto apprezzare in anteprima la Panda Azzurri, scoprendola sul campo principale di Coverciano, colorato d'azzurro per l'occasione. Un'esperienza emozionante e singolare per tutto il gruppo azzurro. È molto bella, l'abbiamo vista, siamo anche saliti dentro, ci siamo divertiti a fare questo spot. Ci auguriamo anche, ecco, che ci possa portare bene in vista degli europei. La cosa essenziale, la cosa bella è che tramite quei colori, tramite quel rivestimento, insomma, io penso che un tifoso dell'Italia e un cittadino italiano si identifichi veramente tanto in quella vettura. Presenti a Coverciano anche alcuni operai Fiat che realizzano la Panda nello stabilimento di Pomigliano d'Arco e che hanno posato per le foto di rito accanto a due esemplari della Panda Azzurri. Poi il colpo di scena, l'arrivo di una Panda Azzurri ancora più speciale delle altre, con una livrea che richiama la maglia della nazionale, guidata da Leonardo Bonucci, affiancato da Conte, Florenzi e Montolivo. La cerimonia si è chiusa con la consegna ufficiale, nelle mani del presidente Tavecchio, della chiave della Panda Azzurri. Un modo per augurare buona fortuna alla nazionale per l'imminente campionato europeo.